l'homme auquel j'appartiens. Benvenuti al Bianco e Nero, memorie del cinema italiano. Il film che vediamo oggi è Bellissima di Luchino Visconti. La pellicola è del 1951 e costituisce una sorta di spartiacque tra il neorealismo e la fase immediatamente successiva. Anzi, Visconti girò proprio un film feroce sulla filosofia del neorealismo. Infatti è contraddittoria l'immagine del popolo che appunto esce da questo film. In sintesi è la storia di una mamma convinta delle potenzialità della sua bambina e vuole far diventare sua figlia, che è appunto per lei bellissima, una grande diva del cinema italiano. Ma si accorgerà ben presto che questo compito, questo intento è molto molto difficile e pieno di insidie. Bellissima, interpretato da una grande Anna Magnani e da un altrettanto bravo Walter Chiari. Qualche dato sulla colonna sonora: il fil rouge musicale che pervade tutto questo film è l'Elisir d'amore di Donizetti, e anche una nota tecnica: il soggetto è di Cesare Zavattini, sceneggiato dallo stesso Visconti insieme a Suso Cecchi D'Amico, e una squadra di sceneggiatori molto valida, tra cui anche un giovane Francesco Rosi. Bene, ora è il momento di vedere il film. Vi parliamo appunto di Bellissima, 1951, Luchino Visconti, interpretato da Anna Magnani e Walter Chiari. Bellissima.